Vado? Vabbè, si è parlato di sfide oggi insieme a Pavoletti. Qual è stata la tua sfida più importante? La sfida più importante è stato quello di imparare dopo quando hai fatto un errore. E che cosa hai imparato in questi mesi a Cagliari, questo anno ormai a Cagliari? Ho imparato tante cose, tipo stare con la gente, e come devi comportarsi quando sei con altri, e come devi fare quando hai bisogno, quando la gente ti vogliono. Perché hai parlato della partita più importante qua a Cagliari, quella con il Torino, che dove sognavate i playoff e poi non sono arrivati, però quest'anno la possibilità di vendicarsi c'è. Sì, quest'anno c'è la possibilità di vendicarsi, perché quest'anno siamo un gruppo, diciamo, perfetto, perché abbiamo i giocatori dove servono a tutti i costi, sono i giocatori che sono sempre disponibili a sacrificarsi per la squadra. Ecco, per affrontare le sfide bisogna avere dei bravi maestri. Max Canzi, che maestro è con te? Max Canzi per me è un allenatore molto bravo, e lui ci aiuta molto con Mister Agostini e Daniele Conti a prepararci delle partite, perché loro hanno molto più esperienza. Quando avete capito che quest'anno la stagione era importante, per l'inizio o anche dopo il momento difficile? No, direi dall'inizio, perché dall'inizio la nostra squadra si vedeva che era un gruppo compatto, e secondo me abbiamo capito dall'inizio. Senti, sabato arriva l'Empoli, che mi sembra sia un po' la squadra del momento, no? È in un grosso momento, ottima forma, ha battuto la Juventus. Magari ci sta anche il bis di Brunetto. Speriamo sì, però sappiamo che l'Empoli è una squadra molto difficile da affrontare, però spero che ci prepariamo in tutti i modi perfetto per affrontare l'Empoli. Avete tenuto il secondo posto anche in un momento difficile, invece da sabato diciamo c'è ancora più consapevolezza, nel senso che sì, ok, avete accorciato sull'Atalanta, che come sempre dice Mister Canzi fa un campionato a parte, però avete aumentato il divario su Juventus, Inter e le altre. Sì, con le altre squadre siamo messi almeno un po' più di distante. Contro l'Atalanta ci stiamo provando, perché il campionato è ancora lungo, non si sa mai come può succedere davanti. Hai un obiettivo particolare per il 2020, personale o di squadra? Di squadra l'obiettivo è giocare i playoff. Personale, di quest'anno io riuscirò a fare il meglio possibile e imparare tante cose. Alla prima squadra stai già pensando? Sì, posso dire di sì, perché spesso a volte ci chiamano ad andare a fare allenamento, a vedere loro come si allenano mi stimola molto di più, e penso che spero prima possibile. Diciamo che stai lavorando affinché un giorno il mister ti chiama, ti alleni e finalmente entri in campo con sì, la prima squadra, ovviamente. Sì, quello. La giornata di oggi ti senti un esempio anche per tanti tuoi connazionali o in generale comunque per dei giovani giocatori? Penso di sì.